sei venuta a trovare redazione Marcella Tognoli, fresca di medaglia e anche di record agli ultimi campionati europei tiro con l'arco. Allora, Marcella ci parlerà un po' di quest'ultima esperienza, poi magari ci racconterà anche un po' di questa realtà che c'è a Montalcino, insomma, agli Arcieri, che ormai è. Si può dire tranquillamente che è lo sport della città, un movimento che comunque è in salute, va bene, e che tra l'altro dà lustro anche al nome di Montalcino in giro per il mondo. Sì, allora questi europei da cui siamo tornati domenica sono andati abbastanza bene per l'Italia. Abbiamo portato a casa 6 medaglie, di cui un oro, 4 argenti e un bronzo, e Montalcino ha firmato 4 di queste medaglie. Un'argento l'abbiamo portata a casa noi con la squadra femminile Compound, in più un altro argento, un oro e un bronzo. In più, niente, questi europei sono stati abbastanza positivi per noi, sia come tiro che come gara. Abbiamo preso posti per i giochi europei che si terranno a Minsk l'anno prossimo e niente, insomma, siamo abbastanza contenti. Qui a Montalcino il movimento è grande, nel senso che comunque tutto il paese è abbastanza dedicato al tiro con l'arco e col fatto che c'è l'apertura delle cacce, la Sagra del Tordo e quant'altro, quindi il movimento c'è. Volevamo cercare di ampliare la nostra realtà per quanto riguarda il tiro alla targa. E niente, ora vedremo di organizzare corsi anche a settembre-ottobre, corsi per neofiti su al campo di tiro in Pineta. Allora, Marcella, oltre a portarci a far vedere il suo bellissimo cane Zeus, ci ha portato anche le ultime medaglie, dunque l'argento conquistato in Polonia e il bronzo a Berlino, il bronzo di Berlino. Ecco, ma insomma, quando poi dopo si sale sul podio che si sente l'inno, da 1 a 10 l'emozione quanto è? Beh, sicuramente quando senti l'inno vuol dire che hai vinto e quindi l'emozione è tanta. In questo caso l'inno purtroppo non l'abbiamo sentito, però abbiamo avuto l'occasione di sentirlo per i nostri compagni di squadra. È sempre comunque una grande emozione salire sul gradino più alto del podio e anche se non sali sul gradino più alto c'è comunque da essere contenti. Ecco, Marcello ormai sono tanti anni che poi gareggia comunque alla fine in tutto il mondo, no? E quindi uno potrebbe pensare, ma insomma, alla fine con questi spot nazionale, vengono in questa medaglia, insomma, magari ecco, si può vivere solo di spot. Invece in realtà non è così, Marcella fa molti sacrifici e quindi ecco, spiegaci anche un po' che significa gareggiare ad alti livelli, no? In questo modo una disciplina come il tiro con l'arco che chiaramente non ha la visibilità di sport più che hanno diciamo più popolarità poi alla fine a livello televisivo, ecco. Raccontaci un po' di che significa appunto allenarsi comunque con questa costanza e continuare poi ad avere questa passione a distanza di tutti questi anni, perché anche se comunque sei giovanissima, perché sei 86, quindi hai comunque poco più di 30 anni, però ormai sono già tanti anni che comunque tiri. Sì, io ho iniziato a tirare nel 2003, però ho iniziato a fare trasferte nel 2011, quindi questo è il mio 8º anno di trasferte. E per noi che non siamo nei gruppi sportivi militari è un sacrificio abbastanza grosso, nel senso che a chi toglie le ferie per il lavoro, a chi insomma, comunque non ce la fa perché o non gli danno le ferie o comunque non riesce a venire con noi, è comunque una perdita sia per l'Italia nazionale che per gli atleti stessi. E quindi niente, noi speriamo sempre che la nostra disciplina venga ammessa ai giochi olimpici, in modo da aprire una porta in più anche per noi, una possibilità di entrare nei gruppi sportivi,
militari, fra virgolette, in modo così da avere, da poterci dedicare del tutto allo sport che amiamo, perché è quello. Nell'arco olimpico quasi tutti, se non tutti, sono inseriti nei gruppi militari, quindi loro questo problema non ce l'hanno fondamentalmente. Invece noi quasi tutti non ci siamo nei gruppi militari, ce ne sono solo due o tre e niente, facciamo dei grandi sacrifici tutto l'anno, ci alleniamo quasi tutti i giorni e togliamo tempo sia alla famiglia che al lavoro. E sarebbe una bella cosa se venissimo supportati anche noi in qualche modo, perché comunque le medaglie le portiamo anche noi e non vorrei dire che non siamo da meno degli altri, però. Ogni tanto sembra che diano molto più spazio all'arco olimpico piuttosto che al compound. Sì, e poi sarebbe anche bello perché comunque ecco, ci potrebbe poi dopo, addirittura poi avere comunque la possibilità di partecipare ai giochi olimpici, no? Che poi insomma è il sogno di qualsiasi atleta. E ricordaci ora invece i prossimi appuntamenti, perché sappiamo che a breve avrai un'altra gara molto importante. Sì, ora il 26 di settembre partirò per la finale di Coppa del Mondo a Samsun in Turchia, dove sfiderò e cercherò di riconquistare il titolo che avevo vinto nel 2016. Sarà una gara dura perché siamo le 8 migliori al mondo e quindi tutti ossi duri. Saremo a rappresentare l'Italia, saremo in due, saremo io e Mauro Nespoli e vedremo di fare qualcosa di bello. E allora noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Marcella, facciamo un in bocca al lupo anche a tutti gli acieri della compagnia Acciai Montalcino, guidati sapientemente da Focacci, ecco, e ci auguriamo che presto Marcella e i suoi colleghi possano tornare a trovarci e farci vedere qualche altra medaglia.